Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche in questa puntata, dal colore di retrocomputing, parleremo niente po' di meno che del babbo del microprocessore, Federico Faggin. È un fisico, inventore e imprenditore italiano naturalizzato statunitense. Figlio del filosofo Giuseppe, traduttore delle Enneadi, pardon, di Plotino, abitava a Isola Vicentina. Dopo aver conseguito nel 1960 il diploma di perito industriale, specializzato in radiotecnica, all'Istituto Tecnico Industriale Alessandro Rossi di Vicenza, Faggin iniziò subito ad occuparsi di calcolatori presso il laboratorio di ricerche elettroniche dell'Olivetti a Borgo Lombardo. All'epoca, tra le industrie all'avanguardia del settore c'era appunto la Olivetti. Faggin contribuì alla progettazione e ebbe a dirigere il progetto di un piccolo computer elettronico digitale a transistor con 12 bit di memoria magnetica. Lasciò l'Olivetti nel 1961, si iscrisse al corso di fisica presso l'Università di Padova, dove si laureò nel 1965. Poi venne subito nominato assistente incaricato del dipartimento presso l'Università di Padova, laboratorio di elettronica. Lì continuò la sua ricerca sulle Flying Spot Scanner e poi nel 1967 fu assunto dalla SGS Fairchild, oggi la STM Microelectronics, presso gli stabilimenti di Agrate Brianza, dove Faggin sviluppò la prima tecnologia di processo per la fabbricazione di circuiti integrati MOS, Metal Oxide Semiconductor, e progettò i primi due circuiti integrati commerciali MOS. Quindi Federico Faggin fu praticamente il babbo del microprocessore. Successivamente la SGS Fairchild inviò Faggin a fare un'esperienza di lavoro presso la sua consociata Fairchild Semiconductor, azienda leader nel settore dei semiconduttori, presso gli stabilimenti di Palo Alto in California. Qui Faggin si dedicò allo sviluppo della originale tecnologia MOS e ne ebbe a sviluppare e migliorare il processo. Infatti, praticamente ebbe a creare nel 1970 la Large Scale Integration LSI e poi successivamente la Very Large Scale Integration VLSI, ossia le tecniche per la fabbricazione di circuiti integrati MOS con Metal Oxide Semiconductor su larga scala ad alta velocità e a basso costo. Successivamente Faggin decise di stabilirsi negli Stati Uniti e nel 1970, pardon, passò alla Intel e lavorò praticamente nel team per la costruzione del progetto del microprocessore Intel 4004. Comunque, che cosa vi posso dire in più? Ah, poi successivamente lasciò la Intel e ebbe a fondare la ditta Zilog, di cui ho già parlato ampiamente nella storia del mitico processore Zilog Z80. Ora, l'elemento principale c'è da dire quindi che Faggin è da ricor essere ricordato per aver praticamente ottimizzato, inventato ed ottimizzato processi di produzione ad alta integrazione di transistor con metodologie MOS, quindi la Large Scale Integration e la Very Large Scale Integration, oltre ad aver partecipato praticamente alla progettazione dell'Intel 4004. Infatti si deve a lui, al professor Faggin, praticamente il design dell'Intel 4004,
che fu appunto il primo microprocessore, diciamo, di tipo commerciale, generico, monolitico, che fu messo in commercio. Quindi questo si doveva perché tutta l'elettronica di consumo presente oggi deriva praticamente dalle invenzioni del professor Federico Faggin. Da notare che questa mente, veramente una mente geniale, un genio, era italiano, però poi è scappato in America e lavorava all'Olivetti e l'Olivetti l'ha lasciato andare, e quindi ho detto tutto, fatti storici. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.